Finito lo stato di emergenza, è rimasto il grande punto interrogativo sulla possibilità di effettuare tamponi e soprattutto sul monitoraggio a domicilio. C'è una certezza, le USCA che restano attive su tutto il territorio e questa soprattutto è una fase molto delicata perché tra l'altro vi è una nuova impennata di contagi. Le unità speciali di continuità assistenziali restano presenti e garantiscono dunque le cure per limitare gli accessi agli ospedali, monitorare la sintomatologia, i parametri e perseguire l'andamento dell'infezione dei pazienti Covid. Crescono intanto i contagi nell'Agro, tra Sarno e San Valentino Torio si contano 400 positivi attivi, alcuni anche con una sintomatologia importante, si tratta per lo più di pazienti non vaccinati. Resta l'importanza di intervenire sempre e subito, anzitutto individuando eventuale contagio con i tamponi e poi con il monitoraggio della malattia. Ne abbiamo parlato con il dottore Roberto Parziale della sede USCA di Sarno, una delle prime sedi aperte nell'Agro e tra le più attive sul territorio. Ultimamente abbiamo un incremento al momento circa 400 positivi tra Sarno e San Valentino Torio, che si riflette, diciamo, con un numero costante ormai da circa una settimana. Il periodo è un po' lo stesso di quello degli altri anni e per cui abbiamo lo stesso incremento dovuto probabilmente anche ad una riduzione delle misure da parte di ognuno di noi di protezione. Ci sono persone che presentano una sintomatologia particolare? Sicuramente i soggetti non vaccinati sono quelli più esposti alla patologia, quindi sono quelli che ancora sviluppano polmoniti importanti e che sono quelli che forse gli unici che necessitano un ricovero o comunque interventi un po' più particolari. Ci sono casi particolari anche di soggetti vaccinati che o hanno qualche patologia pregressa o qualche stato di immunodeficienza dovuto a una particolare terapia immunodepressiva che li espone maggiormente allo sviluppo di patologia ancora oggi. I soggetti vaccinati in realtà hanno una sintomatologia piuttosto blanda che comunque dura anche, va via nei primi giorni dell'isolamento e va via via migliorando. Voi continuate ad operare a domicilio e quindi monitorando questi pazienti? Eh sì, è ancora necessario ovviamente il monitoraggio sia telefonico che domiciliare proprio perché ci sono comunque persone anziane e comunque è necessario, diciamo, sia col controllo ecografico che ci permette di avere una misura dello stato reale della polmonite e in controlli successivi di poter capire in che fase della malattia siamo, se è verso una regressione o se è ancora una fase attiva. E poi anche perché spesso capita che purtroppo alcune persone non ovviamente in isolamento non possono essere aiutate, assistite dai propri familiari e quindi è necessario comunque l'intervento nostro per poterli monitorare. Di fatto il vostro controllo, quindi a domicilio, anche nella fase più complicata, del Covid, ha consentito di salvare vite umane. C'è stata, diciamo, nella fase critica la possibilità da parte nostra di poter intervenire in maniera piuttosto precoce. E quindi questo ha permesso un po' alle persone di poter essere aiutate laddove andavano aiutate, soprattutto nelle fasi in cui gli ospedali e il 118 erano purtroppo oberati di lavoro e impossibilitati diciamo, ad assistere tutta quanta la popolazione. Non è più quella fase, quella lì fortunatamente, però dobbiamo comunque non abbassare le misure di sicurezza.